Salve ragazzi, da Chris. Buon lunedì a tutti, è lunedì specialissimo, bellissimo lunedì. Siamo con la mente molto più lucida di ieri sera, che era uno stato confusionale, era uno stato, mamma mia, mentale, ero mezzo ubriaco, non c'ho più voce, tensione, avevo il cuore che mi sono arrivato lì. Comunque, se c'è sempre da soffrire così e si ha sempre a lieto fine, ben venga, anche se veramente ci mettono sempre con le coronarie a dura prova i ragazzi. Primo tempo, penso che tutti abbiamo visto la partita, insomma l'Inter abbia fatto bene, abbia dominato, pressavamo alto, Borja Valero ha fatto delle belle cose ieri così a caldissimo, dicevo che non ha fatto delle cose interessanti, e tra l'altro il recupero palla viene dal suo pressing in coabitazione con D'Ambrosio e Candreva, uno di dietro, siamo riusciti a prendere palla, a ripartire, poi D'Ambrosio e Candreva hanno fatto una bellissima giocata, cross bellissimo, e in questa azione mi ricordava un po' il gol, anche quello con la Fiorentina di quest'anno che ha fatto Icardi, oppure quello col Chievo che ha fatto lo scorso anno al volo, una dinamica era quella, insomma una bella azione, una bella ripartenza, e questo gol. Nel primo tempo abbiamo recuperato molte palle alte, abbiamo pressato alto e Mina ha patinato in difficoltà. Forse loro con la sola punta non riuscivano, Susono più avanzato facevano fatica a ripartire, arrivavano sempre dopo di noi, quindi quello è un merito nostro. Infatti Spalletti era molto scatenato su questa cosa, insisteva che i giocatori mandava sempre indicazioni di pressare alto, di stare alti, di pressare, di recuperare palle, di essere positivi. Ieri abbiamo visto, ho visto Perisic fare le rincorse che non gli vedevo fare a Benevento, per esempio. Ieri si è sbattuto, ieri si è visto spirito di sacrificio, anche se poi Mina ha avuto le occasioni nel secondo tempo. Però la squadra c'era, tutti si sono sacrificati. Questo si vuole vedere dalla squadra, lottare così. Devo dire che l'ammonizione di Miranda è stupidissima. I primi 20-25 minuti di Miranda sono stati inguardabili, ignobili, ha fatto anche quelle minchiate, è andato a fare un fallo alto, allora tu esci su André Silva, sei nella tre quarti di campo del Milan, a 70 metri dalla nostra porta, sei su lui, vedi che lui c'è la palla, ormai l'aveva, poteva fare uno scarico indietro, tu eri attaccato lui, perché gli fai il fallo? Invece l'hai tagliato in due, ti sei preso una munizione al quindicesimo, che è giocato con la spalla di Damocle sulla testa per non prendere, di tenere attento, non prenderti un'altra munizione per prenderti un rosso. E così pure eri diffidato, non ci sarà a Napoli. Adesso a Napoli chi giocherà? Ranocchia? O come si diceva tra di noi ieri in chat al Min con mio amico Fabrizio, con Jonathan, con Francesca, tra l'altro ieri Francesca ha fatto un video con Diego Ligorio, guardatelo sulla nostra pagina, Diego Ligorio ci saluta, vi saluta. E io a Inter Sampdoria sarò a San Siro, farò un video con Diego Ligorio, italo-francese pugliese, diciamo, una roba del genere. Italo-francese pugliese, quindi ci sarà da ridere. E quindi guardate questo video di Francesca, saluto Alex e Alessandro, i nostri admin. Comunque si supponeva che magari D'Ambrosio potesse giocare lui centrale con Skriniar, cosa plausibile. So che a nessuno piace Ranocchia, però se Ranocchia deve giocare adesso deve essere sostenuto, perché se tutti stanno facendo bene, anche Nagatomo può far bene anche a Ranocchia con Spalletti, voglio dire. Poi magari è vero che ci ha fatto di qui le minchiate, però qualche partita bella l'ha pur fatta con l'Inter. E poi comunque secondo me se fa giocare D'Ambrosio ti bruci anche quel poco che poteva Ranocchia aspettare per essere pronto, te lo bruci, perché adesso lui sa che Miranda non c'è, quindi dovrebbe essere la prima alternativa. Se non gioca lo demoralizziamo, poi vabbè. D'Ambrosio ha già dimostrato di essere capace di giocare in quella posizione, però logicamente dovrebbe essere Ranocchia Skriniar. Comunque andiamo a giocare a Napoli contro una squadra che ci è superiore, è inutile che siamo qua a dire che sulla carta, e lo sta dimostrando sul campo, è superiore, gioca bene, hanno acquisito quella mentalità, sembrerebbe, che mancava lo scorso anno, che molte di quelle partite che ha vinto quest'anno, mi riferisco a Bologna, a Spal, a Ferrara con la Spal, e anche a Roma con la Lazio che perdeva 1-0, per l'amor di Dio la Lazio ha perso i tre difensori, la Lazio tanto di cappello, complimenti a loro, perché non so magari come finiva quella partita, perché la Lazio è veramente una bella squadra e ci sarà fino alla fine per il quarto posto con noi la Roma. In questo momento sono quelle 5 là che ce la giochiamo: Inter, Juve, Roma, Lazio e Napoli. Mina 10 punti. Quando una squadra dopo 8 giornate perde 4 partite, comunque c'è un problema di fondo. 4 partite ha perso il Milan, comunque, che merita, non merita, che ne so, ma 4 partite su 8, fatevi una domandina, tifosi milanisti.
sarà che uno deve prendere e deve imparare i meccanismi, però se il Milan deve svoltare e deve farlo anche alla svelta, perché qui il tempo passa e 4 sconfitte su 8 partite vuol dire che adesso se voi volete recuperare la china, volete essere la china, dovete fare una sequenza di vittorie allucinanti e perdere e pareggiarle il meno possibile. 4 vittorie, 4 sconfitte, questo è il cammino del Milan, appunto. Quanto alla partita di ieri, quindi primo tempo l'abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo avuto solo quell'unica disattenzione su quell'azione di Borini. Comunque, tra l'altro, io faccio i complimenti a Borini, che reputo sempre un giocatore generoso. Fa parte di quella schiera di giocatori che magari è in riso ai tifosi, ma che l'allenatore comunque stima. Perché tatticamente è un giocatore prezioso. Come lei che andrebbe, che molti interisti lo criticano come titolare, io stesso lo critico, però ho sempre detto nei miei video, e lo testimoniano, che tatticamente il giocatore non si può discutere. Poi la sua generosità, perché le palle che gioca Candreva, Perisic e Icardi non le toccano, lui tocca tante di quelle palle, lui prende tanti rischi, lui si fa vedere e ti fa la fascia, corre come un matto, difende, quindi tante volte il suo problema è che non faceva questi cross, che poi li sbagliava anche per stanchezza, perché se tu ti proponi tanto è chiaro che fai errori, però tatticamente sei prezioso e ieri l'ha dimostrato. Poi sta facendo bene, il gol con la nazionale ha fatto bene, ha fatto già abbastanza bene a Benevento con quell'assist per Brozovic, ieri si è ripetuto, ha fatto delle belle giocate, secondo me doveva uscire un po' prima perché era stanco verso la fine quando ha messo Cancelo è entrato, ha fatto delle belle cose, però secondo me in quel momento lì io avrei messo Caramo e non Cancelo, perché se tengo D'Ambrosio metto Caramo per far male, perché lì ogni volta che passavamo a centrocampo con uno come Caramo, che è ancora più veloce, che ti salta, andavi in porta, secondo me. Però il mister ha visto così, è lui che allena, è lui che gestisce, quindi bene così. Nel secondo tempo invece poi Boccavaliero ha fatto bene, ha fatto delle belle giocate a trequartista, poi forse non ha il tiro, però ha fatto di quelle belle giocate. Icardi ieri, la prima palla che ha toccato, ha fatto gol. Poi ha fatto un tiro nel primo tempo, che gli ha parato Donnarumma. La terza palla che ha toccato, anzi, ha recuperato palla, che è caldo, non ho detto, sul secondo gol, ha recuperato palla, ha dato là l'azione lui e Perisic. Poi Perisic si è fatto perdonare l'errore sul gol di Souza, perché è lui che fa il segno così, col braccio a Gagliardini di decalarsi sulla sinistra. E quindi Souza poi si riaccentra, perché essendo mancino, è chiaro che si riaccentra e fa quel intero giro. E cosa fa Perisic? Va anche lui a sinistra, quindi si è fatto finocchiare. Quello è un errore grave. Poi dopo si fa perdonare, perché comunque fa l'assist e comunque ha fatto una partita di sostanza, ha aiutato in fase difensiva, non c'è niente da dire. Nagatomo ha fatto benissimo. Adesso il mio amico D'Albert, che io ho sempre molta fiducia in lui, perché so che è bravissimo, quindi avrà il tempo di imporsi. È un bel giocatore D'Albert, non sarà Marcelo. Quindi adesso c'è Nagatomo, che secondo me sta facendo bene, non si può lasciarlo fuori, obiettivamente, visto così. Quindi ad Albert, a lui di dimostrare le sue qualità, che sono tante, sono enormi. Certo, non è un giocatore da Roberto Carlos, non è un Marcelo, ma è uno comunque che corre da sostanza, va di sopra posizione. Però ieri il nipponico ha fatto benissimo e Borini, insomma, è stata una bella bestiolina da tenere, perché Borini è stato il miglior del Milan. E un po' come Candreva, insomma, tatticamente è stato importante per il Milan, ci ha dato molto fastidio, ma Nagatomo l'ha tenuto abbastanza bene. Skriniar si è confermato molto bene, D'Ambrosio, che tutti noi abbiamo criticato, sta facendo benissimo e si merita quel posto lì. Cancelo, per prendergli il posto, dovrà sudarsi di camice. Ha messo Santon ieri Spalletti, quindi se l'ha messo perché è l'ultimo minuto, però se l'ha messo per dare un segnale al giocatore, per dar fiducia, magari se recuperiamo Santon, che si recupera un po' fisicamente, che sta bene, magari con Spalletti ritorna un giocatore decoroso. Vediamo. Nel secondo tempo il Milan ha cambiato modulo, ha messo Cutrone, ha spostato Suso a tre quarti centrocampo, e lì Milan ha migliorato molto, perché non arrivavano prima sulla palla, fraseggiavano meglio, ha tolto Kessié, io pensavo che Kessié poteva metterci in difficoltà con la sua fisicità, invece ieri è stato abbastanza nullo, anzi molto nullo, infatti l'ha tolto. Dopo loro sono saliti bene, hanno cominciato a giocare meglio, noi ci siamo adagiati, insomma non siamo riusciti a partire, ci siamo fatti schiacciare, un po' meriti loro, un po' dei meriti nostro. Andando ci si è salvato il culo in diverse circostanze, quindi bisogna anche ammettere questa cosa, che alla fine Milan si pareggiava la partita, non rubava niente. Poi abbiamo visto Rodriguez, quello che mi prendeva, il milanista mi prendeva per il culo di Dalle, che cazzo sta facendo Rodriguez, che ti avevo detto io che era sopravvalutato, la prova ieri, il rigore che ha fatto un regalo. Bonucci, quello che sposta gli equilibri,
buonanotte, dati 10 milioni. Bravo, bravo Milan. Musacchio, un altro Nestagnoli, eh? Nestagnoli, Pistacchio e Smalucci. Bravo, contenti voi? Vabbè, cazzi vostri. Comunque Milan, dicevo, poi si è messo bene, poteva pure pareggiarla, anche sul 1-1 poteva anche andare avanti perché ha fatto un miracolo Handanovic. Quindi ieri Handanovic superlativo, Icardi straordinario, ha fatto 4 tiri in porta, 3 gol, una parata di Donnarumma, l'assist di tacco per Eder che valeva quasi in gol, si è andato a recuperare la palla a centrocampo. Io questo che volevo vedere ogni tanto da lui, che riesca a fare queste cose. Ieri l'ha fatto e ci ha fatto anche fare gol. Quindi io Icardi l'ho sempre criticato per la tipologia, cioè che in area che è devastante, è un cobra, è un, quello che volete, una bestia, che se fuori facesse quelle cose, che se li fa sempre come ha fatto ieri, cazzo ragazzi, abbiamo un buon giocatore. Quindi sappiamo che le sue qualità sono un'area di rigore, però se aiuta un po' come ha fatto ieri in fase difensiva, andare a pressare su Biglia, gli ha rubato questo che voglio vedere da lui, e tutti l'ha fatto ieri, speriamo di continuare così. Quindi Icardi, bravissimo, 3 gol, ci hai dato una grande immensa gioia, bravo te, bravi tutti, insomma, bravi tutti. Vecino, Vecino, che tutti vi hanno detto che era un pellà, Vecino ha fatto una partita monumentale, poteva fare un gol, Vecino è un pellaio. Non sarà un top Vecino, ma è uno che sa giocare a calcio, l'avete criticato. Gagliardini, che io ho tanto criticato ieri, in ripresa, ha fatto la sua bella partita, bello sostanzioso. Borja Cavaliere ha fatto bene, poi si è spento un po' verso la fine, così l'avrei cambiato, Eder l'avrei messo un po' prima. Ecco, l'unica cosa che devo dire, magari questi cambi al 70esimo cambia un po' prima, perché io che andavo l'ho già visto stanco, allora potevi togliere Borja Cavaliere, non mettevi Eder, che comunque Eder si sbatte, si può fare la fase difensiva. C'è da dire che ci mancavano pure Brozzo e Giomari per consueti, quindi non c'erano alternative forse in panchina. Niente, poi adesso speriamo di vedere l'opera quando c'è la Coppa Italia, avranno spazio i vari Caramo, i vari Eder, i vari Dalba, insomma tutti devono essere sentirsi parte della squadra. Quindi grande gioia, questo è quanto voglio dire. Ieri ho visto comunque spirito di sacrificio, quella cosa che volevo vedere. Poi il calcio è strano, si sa, Milan poteva anche pareggiare, poteva anche andare in vantaggio, insomma le occasioni le hanno avute, noi le abbiamo avute anche noi le occasioni, per intenderci, non è che le stanze di guardare, le occasioni le abbiamo avute pure noi, anche se abbiamo avuto partite che poteva essere pareggio forse più giusto, e comunque queste partite qua lo scorso anno non le vincevamo. Segnale? Vediamo, adesso vediamo sabato, ciao, ti fate sempre la fruttissima maglia, iscrivetevi al canale, alla pagina, vi invito a iscrivervi al canale di Ligorio, che è il nostro partner che pubblica i suoi video nel nostro gruppo, guardate il video con Francesca di Diego Ligorio di sera, e ti fate sempre la maglia, ciao!